In prima nazionale al Teatro Rendano di Cosenza, un'opera lirica del compositore Francesco Perri, dedicata a San Francesco di Paola nel 600° anniversario della nascita. Ce ne parla Carla Monaco. La povertà, prenderli per riserve. Potente taumaturgo, consigliere del re di Francia, fondatore dell'Ordine dei Minimi. Francesco di Paola è personaggio moderno e affascinante. Patrono della Calabria e della gente di mare, scelse di vivere tutta la sua vita in povertà e di schierarsi sempre dalla parte degli ultimi. Per ricordarlo, a 600 anni dalla nascita è stata scritta un'opera patrocinata anche dal Pontificio Consiglio della Cultura. Il racconto comincia con le tentazioni subite dal giovane Francesco, interpretato dal tenore Federico Veltri, e il diavolo in persona a fare la sua offerta al santo, che resiste con tutte le sue forze. Fondamentale nei momenti difficili il sostegno divino e i consigli della madre, il soprano Annalisa Sprovieri, fino all'incontro con i primi seguaci e alla costruzione del convento. Il risultato è uno spettacolo musicale originale che utilizza contemporaneamente linguaggi diversi. Un'opera molto interessante, quello di Francesco De Paola, perché di fatto mette insieme tutta una serie di cose, dalla musica al musical, alla musica lirica, al teatro, che hanno una prospettiva diversa rispetto alla tradizionale operazione di opera lirica.